una candidatura in Forza Italia, sono convinto che questa città e in provincia di Brindisi saranno sicuramente trattati. Grazie, grazie amici. Francavilla Fontana, e non solo di Francavilla Fontana, perché ho riconosciuto tante facce di tante amiche e tanti amici che si erano anche un po' allontanate da questo partito, da Forza Italia, invece si sono riavvicinate. Mi piace dirlo a Francavilla Fontana: Forza Italia è un partito per tutti, dove non ci sono generali, dove non ci sono comandanti, siamo tutti militanti. Questo è l'insegnamento del nostro presidente Berlusconi, al quale ovviamente vi chiedo di mandare un caloroso saluto ai presidenti italiani, a dirvi. E io sono contento di questa candidatura, sono contento di stare qui e ringrazio vivamente, non solo perché qui a Francavilla Fontana, ma perché si sta spendendo anima, corpo, cuore, insomma tutto ciò che può, non solo per la Puglia, ma per il nostro paese. Lo ha fatto anche da Presidente del Parlamento Europeo, lo fa ancora insieme al nostro Presidente Berlusconi in Europa, ma si sta spendendo tantissimo per questo partito, per dare rappresentanza ad un popolo che evidentemente si vuole ancora differenziare dalla demagogia, dal populismo, che è quello di Forza Italia. Sì, noi siamo diversi, e quindi caro Antonio Tajani, io non ti ringrazio perché sei a Francavilla, io ti ringrazio per il tuo impegno costante, quotidiano per Forza Italia e per questo popolo dell'Italia che ha bisogno di riferimenti chiari. E sono contento di essere a Francavilla a sostenere la candidatura di Uccio Curto. Noi abbiamo fatto delle liste fortissime, delle liste molto competitive. Il traguardo è quello di vincere queste elezioni regionali e mandare a casa un'amministrazione regionale che sarà ricordata come una delle peggiori, se non la peggiore della storia della nostra regione Puglia. Altro che amministrazione, pensate, ci fanno l'impianto addirittura Vendola, Emiliano è riuscito a farci l'impianto delle persone Vendola. Noi abbiamo fatto queste liste molto molto forti, il traguardo è questo, ma la base è stata un'altra, è stata quella di pensare che va bene contestare Emiliano, va bene contestare le incapacità e l'incompetenza del centro-sinistra e dei 5 Stelle al governo nazionale e del governo regionale con Emiliano, ma non basta, per quanto ci riguarda, contestare e dire le cose che gli altri non fanno, perché noi vogliamo dire cosa vogliamo fare, e una volta che abbiamo detto cosa noi vogliamo fare, noi ci siamo posti il problema di presentare alla gente con chi lo dobbiamo fare. Allora noi vogliamo sconfiggere l'avversario, anche sconfiggere la sua incompetenza, e per sconfiggere l'incompetenza c'è bisogno di contrapporsi con la competenza, con la professionalità, con l'esperienza. Ecco perché ho corteggiato la candidatura di Uccio Curto. 4 legislature in Parlamento, un consiglio regionale e tanta esperienza da dare anche ai più giovani. Qui ci siamo Roberta, vieni. La più giovane candidata dei 50 candidati al consiglio regionale. Per me è questo della politica, e lo voglio dire qui a Francavilla, dove evidentemente un segnale di cambiamento andava dato, e il cambiamento non si fa con la carta d'identità guardando solo la data di nascita, ma si fa guardando a ciò che si pensa, qual è la mentalità, qual è la cultura e qual è la voglia di dare agli altri prima che di pensare a se stessi. Noi questo abbiamo voluto fare, e oggi siamo qui insieme ad Antonio Tajani, che continuerò a ringraziare all'infinito, per supportare questa impostazione, questa candidatura. Però mancherà il pezzo che non tocca più a noi fare, che tocca fare a ognuno di voi. Noi le liste le abbiamo fatte, ci siamo sforzati e stiamo girando, stiamo urlando se possiamo, stiamo rappresentando le nostre ragioni, ma ognuno di voi deve portare questo messaggio
nelle case di tanti, tanti altri brindisini, tanti altri pugliesi. È difficile per noi fare la campagna elettorale, come avete visto, fare una cosa del genere è già molto complicato. Stiamo facendo tanti incontri, abbiamo bisogno del vostro sostegno. Mancano pochi giorni, poche settimane. Noi, questo governo di centro-sinistra, Michele Chiara, che tanti disastri ha fatto, lo vogliamo mandare a casa, ma lo vogliamo mandare a casa per il bene dei pugliesi, dei brindisini, dei tanti amici, e poi vogliamo dare anche una spallata al governo nazionale, perché questa vittoria della Puglia, come le altre vittorie nelle altre regioni, come sapete, varrà come avviso di strappo al governo Conte, al governo di 5 Stelle, del PD, di Renzi e compagnia varia, dei quali se ne abbiamo piene le scatole, lo posso dire, tanto è una licenza politica. Grazie quindi a tutti quanti voi, io credo di avere io l'onore di passare la parola a una persona che ma ho visto tanti di noi crescere in questo partito, perché come ricordava prima l'ex sindaco Gianandrea di Putignano, che è cresciuto con me nel Movimento Giovanile di Forza Italia, Antonio Tajani c'è e per noi ci sarà sicuramente. A te la parola, Antonio. Forza Italia, forza il futuro, forza il futuro. Grazie Nauro, amici di Francavilla, questa meravigliosa piazza stracolma di gente